Giovanni, ma cosa sta succedendo allo studio? E perché siamo comparsi qui? Ho capito, Giada, sta arrivando lui! Lui chi? Ma come lui chi, Giada? Titano! Lord Titano, è da tantissimo che non lo vedo, no, che bello! No, Giada, no, non c'entra niente lui! No, il Titano degli elementi! Oh. Wow! Wow! Ma è maestoso! Aspetta, aspetta, ma è proprio... È lui, è venuto qui! Bellissimo! Ma... Senti, facciamo un unboxing perché voglio... Stavo per dirtelo io! Vai! Oh. Wow, che bello! Bellissimo! Che ne dici di andarlo a scoprire insieme? Ci sto! Ecco a voi il possente Titano, l'essere più antico di tutta Gorm. Colui che ha liberato la magia della natura e creato i primi popoli gormiti. Le sue origini sono misteriose, come altrettanto leggendari sono i suoi poteri, che gli permettono di controllare ogni forma di magia, compresa la potentissima energia Alpha. Da secoli, ormai, nessuno sa dove sia il Titano. Pare infatti che dopo aver combattuto una grandissima battaglia contro un nemico misterioso, abbia donato il suo cuore ai Solark e agli Eclipsion, ritirandosi a meditare e aspettando il momento in cui la natura si sarebbe trovata di nuovo in pericolo. Il Titano è buono, ma la natura stessa dell'energia alfa lo può rendere temporaneamente cattivo in un gioco di equilibri tra l'ordine dei Solark ed il caos degli Eclipsion. Wow, Giada, certo che la storia del Titano è davvero molto misteriosa. Sì, è molto molto bella e finalmente sono riuscita a capire per quale motivo ci sono questi cerchi di energia di colori diversi. Eh sì, perché rappresentano i Solark e gli Eclipsion. Eh sì, il bene e il male. Guarda che si possono attaccare qui. Ecco, vedi? Solark ed Eclipsion, due energie diverse. E guarda un po' se accendo cosa succede. Senti un rumore. Guarda. Ci sono tutti i suoni. Senti, ecco. Cambia, vedi? Anche luce. Vedi? Prende il colore arancione perché rappresenta i Solark. E poi... il viola. Per mantenere l'equilibrio tra il bene e il male. Sai che parlando di equilibrio mi è venuta in mente una bellissima challenge. Ah sì? Che ha a che fare con l'equilibrio? Adesso lo scopriamo. Andiamo. Vieni. Oh, mi piace il momento della challenge! La challenge di oggi riguarda l'equilibrio. Ah, ma allora Giada, vuoi perdere in partenza? Tu hai davanti il campione mondiale dell'equilibrio. Ah sì? Guarda, visto? Ok, è meglio che spiego un attimino come funziona la challenge. Sì. Allora, c'è questa corda che sarà il nostro percorso da seguire. Ok, quindi c'è un percorso. Esatto. Mm. Si inizia da qui e finisce là dove c'è Lord Sol che ci aspetta. Ok. Ma non è che bisogna camminare, sennò è troppo facile. Ah, io pensavo che dovevamo far così, prendere i gormiti e andare là. No, è troppo facile così. Il percorso bisognerà farlo su un piede. Su un piede? Sì, saltellando. Saltellando? Arrivi dal gormita, lo prendi, però non è finita qui. Bisogna andare dalla parte opposta di dove si trova il gormita e prenderlo. In tutto ciò, bisognerà anche cantare. Ah. La sigla dei gormiti. Ah, va e bene. Se uno cade, ha perso la sfida. Ah, pure! Ci sarà un incisore, è no? Troppo semplice, non voglio farti perdere subito, Giada, quindi prego, inizia pure tu, perché... Ok. Perché allora, intanto... devo... mi scaldo un secondo. Devo capire. Ok. Vado, eh? Ok, vai, inizia. Pronti a combattere, tuo gormiti, qui per vincere, eroi degli elementi. Siete... vai, preso! Giada! Oh, ha perso un pezzo. Avevi perso lo scudo. Eh no, te la ma do non buona. Importa. Allora aspetta, che adesso li risistemo. Tanto tu riscaldati, eh. Vabbè, quindi non è detto che hai vinto, però, eh. Vediamo se tu impieghi. Aspetta che mi riscaldo. Uno. Aspetta. Due. Tre. Quattro. Cinque. Oh, scusa. Aia! E non l'ho fatta apposta. Sette. Otto, adesso faccio questo. Uno. E due. Uno. E due. Dai, non è così difficile. Perché mi sto riscaldando già. Ci vuole solo un po' di concentrazione. Ok, adesso questo. Adesso equilibrio. Equilibrio, adesso questo. Ed ok, ecco ci qua. Sono. Sono prontissimo per sconfiggerti. Vai. Ok, vado. Allora, hai detto. Su piede sono. Posso sei già fare? Stanco? No, stavo guardando Lord Sol. Ah, ho capito. Okay. Vai, forza, inizia. Pronti a combattere. Gormiti. Ok. Qui. Ti vedo un pochino in difficoltà. Non è vero?
Ce n'è! Gianni, ma cosa fai? Dovevi almeno arrivare fino alla fine, sei sempre solito. Gianni. Dai, ti aiuto ad alzarti? Sì. Meno male che eri il campione dell'equilibrio, eh? No, è che volevo vedere se eri attenta. Senti, vado un attimo a bere un goccio d'acqua, Ok, intanto io vado avanti. Ecco, Giada, in questa challenge mi sono sentito come un elefante dentro una cristalleria che può solo rompere tutto. Giovanni, è stranissimo questo tuo paragone, perché proprio adesso andremo a parlare di cristalli. Guarda un po'. Gormiti, potenza degli elementi, forza del cristallo! Combatti! Dorak, grande e forte! Wow Giada, è stato un video super prezioso! Sì, hai proprio ragione. Poco fa stavi parlando della cristalleria, giusto? Come un luogo dove ci sono oggetti estremamente fragili. Eh sì. Ma i cristalli non sono solo quelli dei bicchieri. Ah. Anzi, per cristallo si intende la forma della struttura solida geometricamente regolare che si può trovare in molte pietre preziose, spesso tra le più dure e resistenti del pianeta, che hanno come particolarità la loro lucentezza. Tra le più conosciute c'è il diamante, ma anche il turchese, il quarzo, il rubino ed i lapislazzuli, che sono delle pietre blu con all'interno delle pagliuzze color oro. Wow Giada, sei sempre a insegnarmi qualcosa di bello. Per esempio, oggi ho capito che i cristalli possono essere anche molto resistenti e forti come i gormiti. Esatto, sì. Sei una persona preziosa. Preziosa come... aspetta, come... come un cristallo. Con questo complimento mi fai arrossire come un rubino. Ma adesso è arrivato il momento che ci piace tantissimo. Un momento prezioso. Un momento prezioso, esatto. Quello delle foto e delle dediche. Sei pronto? Yeah. È arrivato il momento della bacheca gormitica! Gianni, ci è arrivato un disegno da parte di Matilde. Ok. Wow, guarda cosa hai disegnato. Hai visto cosa hai disegnato? Hai disegnato tutti i gormiani. Eh sì, perché nella dedica c'è scritto il perché. Allora, leggo, Vai. Miei carissimi Gianni e Giada, sono Matilde, ho 15 anni. Per festeggiare l'arrivo della potentissima energia alfa, ho deciso di disegnare i 4 giovani eroi gormiani nella nuova versione. Ma hai avuto una bellissima idea, li hai fatti davvero benissimo. Sono davvero molto, molto, molto belli. Li hai fatti belli. Anche nel dettaglio, notato. Brava. Complimenti. E anche voi, se volete vedere i vostri disegni, andate sul sito gormitishow.gormiti.com e noi li mostriamo in puntata. Giada, è finito l'episodio? Sì, i nostri amici cosa devono fare, Giada? Allora, vediamo, perché lo fai sempre tu, seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Esatto, e devono continuare a mettere tantissimi like e condividere il video. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao!